L'associazione Famiglie Rurali nasce nel 1968 a Colle Umberto sull'esperienza socio-pedagogica delle scuole Famiglia Rurale, un'alternanza tra scuola, famiglia e azienda agricola, fondando i propri valori nel riconoscimento della civiltà rurale e dei segni che ha lasciato nel tempo. Dall'85, con l'apertura al pubblico della casa soggiorno di Laggio di Cadore e l'inizio delle attività in America Latina e Africa, si apre la stagione della cooperazione internazionale e dell'attenzione alla povertà e all'esclusione sociale. L'associazione, che collabora con molte realtà sociali, sanitarie e religiose del territorio vittoriese, è particolarmente attiva. Obiettivo: valorizzare la famiglia, avviare attività formative, tecnico-economiche e socioculturali, promuovere la sostenibilità ambientale, curare la formazione degli operatori. Dal 1993 ogni anno vengono regolarmente organizzati convegni sullo sviluppo socio-economico internazionale e sulle tematiche importanti del territorio. Avete scelto quest'anno come tema quello della Commissione europea, l'anno internazionale della povertà e l'esclusione sociale. È anche una emergenza che sentite reale e concreta nel nostro territorio? Sì, diciamo che è un'emergenza, diciamo che è una tendenza. Più che un'emergenza, perché se per certi settori veramente si riscontra un'emergenza, per altri lo abbiamo evidenziato anche in questo convegno, cioè vede che se uno guadagna 1000 euro al mese e fa fatica e ne guadagna 500 il mese successivo, la sua famiglia penso che abbia dei seri problemi a prendersi anche il pane a mezzogiorno. E questo è un tipo di emergenza. Se una persona guadagna 5.000 euro al mese e il mese successivo ne guadagna 3.000 perché ha altri problemi, io credo che non si possa definire un'emergenza, ma se io chiedo a quella persona, per lui è un'emergenza. E allora noi cerchiamo di valutarle queste cose, di portarle con i piedi per terra da bravi rurali, e alla fine quelle persone che veramente non sono più in condizioni di avere la sussistenza, cioè il pane a mezzogiorno e il libro da studiare per i ragazzi, e a quel punto là noi ci sentiamo in dovere di cercare una forma di aiuto e soprattutto di collaborazione, più che di aiuto come assistenzialismo fermo in sé. E qui ci sono tutte le varie attività che in questo convegno abbiamo cercato di mettere a fuoco, e le prospettive che ci saranno poi sono tutte da divertirsi. L'anno europeo si inserisce in un contesto internazionale critico, dove evidenti processi di trasformazione sociale, economica e culturale evidenziano un progressivo deterioramento della situazione economica e valoriale complessiva e un aumento delle disuguaglianze sociali. È quindi necessario avviare una strategia di inclusione sociale, a partire anche e soprattutto dalle scelte politiche di un paese. Ecco il senso della presenza di Jean-Léonard Touadi, filosofo, giornalista e primo parlamentare della Repubblica Italiana, originario del Congo. Lei prima parlava di, ovviamente abbiamo parlato di povertà e di esclusione sociale oggi, però parlava che per capire come affrontare le problematiche della povertà bisogna capire quale sia la radice che ha portato a questo. Sì, altrimenti noi saremo costretti a curare gli effetti senza mai risalire alle cause profonde delle disuguaglianze e della povertà. E uno dei motivi, anzi il motivo principale, è il sistema economico dentro il quale ci siamo infilati a rimorchio degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, di una teorizzazione economica che metteva al centro il profitto, l'efficacia, la competitività, dimenticando la cura dell'ambiente e soprattutto dimenticando la centralità della persona nel modo, nelle modalità di produrre e di riprodurre la ricchezza, dimenticando la produzione della ricchezza simbolica, culturale. Ecco, questo modello con la crisi recente ha dimostrato tutto il suo fallimento. Dobbiamo al più presto definire un modello economico diverso, dei modelli di consumi diverso, dei modelli relazionali diversi che attingono alle esperienze migliori che l'Europa ha fatto. Parlavo delle encicliche sociali, della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum fino all'ultima enciclica di questo pontefice, parlavo delle esperienze che sono state fatte dai partiti della socialdemocrazia che hanno cercato di mettere insieme il sistema economico capitalista, però con un contrapeso di accompagnamento di coloro che il sistema espelleva fuori e che rischiavano l'esclusione e la marginalità. E dobbiamo fare questo presto e prestissimo, altrimenti avremo delle società dove cresce la marginalità,
cresce l'esclusione sociale, quindi saremo delle società più fragili e meno coese. Prima lei ha fatto un parallelo tra la povertà o l'esclusione sociale in Africa, nel più piccolo magari villaggio africano, e le periferie in realtà delle nostre grandi città, da Roma a Milano. È questo un parallelo, insomma, che inquieta un po'? Sì, sì, sì. Noi siamo abituati a vedere alcune situazioni di povertà in quello che è nel nostro immaginario il terzo mondo. In realtà, se è vero quello che abbiamo detto, che la globalizzazione ha in qualche modo compiuto una unificazione del mondo dal punto di vista economico, le stesse cause producono gli stessi effetti, li producono lì e li producono qui da noi. E quindi stiamo assistendo sempre più all'allargamento della forbice tra ricchezza e povertà, non solo negli ex paesi del terzo mondo, ma anche qui. Da noi la categoria di nuovi poveri nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Palermo, Reggio Calabria, Bari, ebbene non è una categoria così del pensiero, è una realtà viva di coloro che si occupano di volontariato, che constatano tutti i giorni l'uscita dal sistema di interi nuclei familiari, di intere categorie professionali. Questa è una realtà sulla quale bisogna molto riflettere, perché tocca a chiunque. Tocca l'insegnante che va in pensione e per qualche motivo cade da situazione di posizione media e diventa nuovo povero. E quindi abbiamo una necessità imperiosa, urgente, di riequilibrare questo fattore qua, in modo di avere delle società dove questa forbice tra ricchezza e povertà possano sempre più restringersi. Tra i relatori anche il dottor Roberto Testa, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e Prevenzione delle Malattie della Povertà. Istituto che attualmente ha 3 centri di riferimento in Lazio, Puglia e Sicilia e assiste, senza liste d'attesa e strettamente collegato al sistema sanitario nazionale, le persone più indigenti. Sì, diciamo che il nostro istituto nasce da un'esperienza di un servizio che lavora da 25 anni nell'ambito dell'Istituto San Galligano, che si è sempre occupato di persone fragili, persone all'atere della società, quindi persone immigrati, persone richiedenti asilo, vittime della tratta, ma anche recentemente, diciamo, stanno sempre più aumentando anche la popolazione italiana, quindi pensionati a reddito minimo, ex detenuti e una serie di... Oggi abbiamo fatto un convegno qui appunto sulla povertà e l'ineguaglianza, e purtroppo questo aspetto della povertà sta dilagando, sta aumentando. Ci sono una serie di dati sulla povertà relativa, povertà assoluta dell'Istat, che sta coinvolgendo grandi grosse fette di popolazione anche italiana, e noi stiamo adottando un sistema, diciamo così, assistenziale che cerchi di garantire che cosa? L'accessibilità e la trattazione in tempi rapidi di tutta una serie di patologie. Le faccio un esempio: nel nostro istituto lì a Roma si accede liberamente, e questo credo che tremeranno i muri, senza liste d'attesa e senza prenotazione. Noi abbiamo circa 200-250 persone che ogni giorno accedono alla nostra struttura, e appunto senza questo regime di discorso di attesa. Ma le dirò ancora di più: da maggio di quest'anno siamo aperti anche il sabato e la domenica, proprio per poter garantire questo maggior accesso, questa fruibilità dei servizi sanitari. Le parlo di un'esperienza di una regione, in cui la regione Lazio, in cui l'attuale piano di rientro, che ha coinvolto anche altre regioni, una delle tendenze è quella di chiudere le strutture, o meglio di riconvertirle. Ecco, noi come politica, proprio per favorire questo accesso dei soggetti non solo stranieri ma anche italiani, abbiamo appunto perseguito questa politica. È possibile pensare a una estensione dell'istituto dei servizi anche in altre regioni italiane? Ma guardi, noi appunto, come già le ho detto, abbiamo questa esperienza nella Puglia e nella Sicilia. E in Puglia è stato adottato un modello organizzativo. Noi siamo una sperimentazione gestionale nel senso che dobbiamo fare ricerca su tutta una serie di patologie legate agli migranti e alla povertà, ma dobbiamo adottare anche dei modelli organizzativi che consentono di. Le dico, come direttore sanitario, mi auguro che ci sia una applicazione di questo modello in altre realtà, anche perché noi dobbiamo cercare di dare assistenza rispettando una serie di concetti fondamentali che sono la rapidità, l'efficacia, ma soprattutto anche l'appropriatezza. Ecco, questo è un elemento su cui non si può assolutamente non prendere in considerazione.
E prima ha fatto un accenno anche al pacchetto sicurezza che era entrato in vigore nell'agosto 2009 e che aveva portato nell'immediato ad una drastica riduzione degli accessi ai servizi nel nostro istituto. Sì, diciamo che noi come osservatorio privilegiato, nel senso che questo era stato un provvedimento normativo che è appunto su base nazionale, in cui c'era stata tutta una serie di problematiche, denuncia sì, denuncia no, ma insomma aveva creato tra tutta una serie di popolazione un po' di disorientamento. La risposta qual è stata? La risposta è stata, e questo con dati alla mano l'abbiamo fatto vedere, che c'è stato un calo repentino degli accessi nelle strutture sanitarie. Noi, una struttura diciamo che si occupa fondamentalmente di marginalità, in cui, come ho fatto vedere dai dati dei primi 8 mesi, c'è una grande diciamo prevalenza di cittadini stranieri, questo diciamo elemento è balzato subito agli occhi in maniera evidente. Però io lo portavo come diciamo uno dei fattori che possono incidere sull'accesso ai servizi sanitari, che sono fattori sociali, fattori economici, ma anche magari in alcuni casi possono essere anche fattori normativi, fattori legislativi, e questo appunto è stato un esempio. Altra cosa, ha toccato l'aspetto dei senza dimora, che sono in importante aumento. Sì, questo è un fenomeno che diciamo appunto noi come istituto, essendo siamo un po', diciamo, affrontiamo varie problematiche, tra cui abbiamo anche proprio un ambulatorio ad hoc per i senza dimora. I senza dimora come cerchiamo di operare? Cerchiamo di operare anche attraverso una collaborazione con un'organizzazione che si occupa proprio di questi soggetti. Attraverso che cosa? In che modo? Attraverso la presenza di nostri medici e nostri psicologi 2 volte a settimana a un binario della stazione Termini lì a Roma, in cui cerchiamo di trovare un contatto con queste persone, cerchiamo di fare un primo approccio di tipo psicologico e poi offrire un eventuale screening anche di tipo sanitario. Ecco, chiaramente offrire una cosa del genere a queste persone, non possiamo mettere, come vedo, come difficoltà la lista d'attesa. Non è che possiamo incontrare, dice benissimo, ora ci vediamo fra 3 mesi perché ho 3 mesi di lista d'attesa. E quindi cerchiamo proprio di agevolare questi soggetti. Come dicevo prima, c'è anche un aumento, c'è visto poi un aumento nel tempo anche dei soggetti italiani che purtroppo per tutta una serie di motivi diventano senza dimora. Un'assise quindi di alto livello che ha visto tra i relatori del primo giorno anche Monsignor Giovanni Nervo della Fondazione Zancan, dove però si sono confrontate le esperienze concrete di molte realtà, l'associazione Dipende, iCare, la Caritas di Vittorio Veneto, la cooperativa Tauma. Vi proponiamo le testimonianze di chi sta concretamente lavorando per abbattere la disuguaglianza e promuovere l'inclusione sociale. Allora, raccontiamo in quale progetto siete in questo momento impegnati. Il progetto in cui siamo stati coinvolti dall'ULS tratta dell'hospice, che è una realtà per la degenza di malati terminali oncologici, e vuole coinvolgere le realtà giovanili del territorio, come i gruppi giovani e le associazioni dove sono coinvolti i giovani del territorio, portarli a conoscenza di questa realtà dell'hospice e portare proprio questi gruppi giovani all'interno dell'hospice con un'idea, un progetto che verrà svolto durante quest'anno dal Forum dei Giovani dell'U7. Quindi oggi si parla un po' di inclusione sociale, chi sta male, chi è sofferente, chi magari è addirittura in un hospice, quindi in una fase terminale, è sicuramente escluso dal resto della società. Voi in questo caso lo raggiungete per accorciare queste distanze, questa esclusione? Esatto, vogliamo accorciare queste distanze perché penso che uno dei temi che è uscito da questo convegno sia la povertà, intesa come povertà di relazioni. Invece deve essere una ricchezza, le relazioni devono sopperire anche alle mancanze economiche. Più che altro secondo me diventa una necessità, nel senso, se si vuole avere un futuro, il futuro deve essere costruito adesso. E deve essere costruito su basi diverse, perché dal punto di vista economico ma anche sociale e relazionale non si può più andare avanti così. Forse noi abbiamo avuto la fortuna o l'occasione di poter esprimere quello che pensiamo, adesso abbiamo il compito di diffondere questo messaggio e pensare anche e sentire anche cosa ne pensano gli altri, e quindi creare relazione e conoscenza al tempo stesso, sempre da cose piccole, cioè non pretendiamo chissà che. E poi anche il fatto comunque che, come dicevamo prima, c'è bisogno di un cambiamento, però il bisogno di un cambiamento c'è bisogno adesso, non tra 20 anni, quindi i giovani non sono il futuro, diciamo, ma sono il presente, cioè sono adesso che devono porre i mattoncini per poi fare qualcosa veramente di provare a cambiare nel futuro. Quindi è adesso che i giovani devono darsi da fare, devono cominciare soprattutto a cambiare tendenza in merito alla loro mentalità, cioè non più credere che le cose siano date
per scontate, date dall'alto, ma devono rendersi conto della responsabilità che hanno verso il mondo, verso il futuro, perché appunto il futuro dipende da quello che si fa nel presente. Ti chiedo, questo è quello che i giovani dovrebbero fare, sì. Ma cosa chiedono i giovani però anche ad un mondo in cui sono sempre più precari, fanno sempre più fatica anche ad incidere nell'ambito politico, per esempio, nell'ambito amministrativo, quindi le responsabilità le sapete, ma cosa chiedete anche un po' alla società di oggi? Beh, allora, noi chiediamo più spazio ovviamente, perché ci rendiamo conto che i difetti ce ne accorgiamo, infatti abbiamo detto le criticità, appunto i difetti ci sono e ce ne accorgiamo. Però c'è bisogno di che chi adesso ha veramente il potere, perché è inutile nascondersi che poi quelli che decidono sono in pochi, diciamo. Chi ha il potere deve anche lui assumersi questo compito di dare la responsabilità ai giovani. Però io credo che questa cosa di lasciare la responsabilità ai giovani possa essere nel momento in cui i giovani hanno qualcosa di concreto e di credibile, diciamo. Quindi prima di tutto dobbiamo lavorare noi giovani per creare delle cose positive e coerenti con quello che vogliamo portare avanti, perché se noi pensiamo di cambiare il mondo ma non ci lamentiamo ma non facciamo, allora in quel momento là è, tra virgolette, è giusto che ci aspetti un mondo che non è simile a quello che vorremmo. I relatori hanno parlato ovviamente di quelli che devono essere gli orientamenti per eliminare sempre di più la povertà e l'esclusione sociale, però ci sono poi degli esempi concreti di inclusione sociale, uno di questi sono le attività della cooperativa L'Alternativa. Sì, è uno dei tanti tentativi che facciamo con la cooperazione sociale in genere. Ricordo sempre che nel nostro territorio ci sono decine di cooperative sociali, io ne rappresento 60 col movimento della Federsolidarietà. Quella di Alternativa è un po' più specifica di altre perché si occupa della devianza carceraria, ha anche la devianza carceraria, che è prerogativa appunto di una cooperativa nata 21 anni fa e che cerca di dare quelle risposte che diversamente sarebbero difficili per una qualsiasi impresa. La dimostrazione è che giusto venerdì abbiamo inaugurato il polo occupazionale all'interno del carcere di Treviso, apportando un nuovo tassello di attività che ha visto coinvolte 4 persone che hanno imparato a gestire un sito web attraverso il quale si possono acquistare i prodotti che vengono prodotti all'interno del carcere. Questa è una delle 6 attività che già all'interno del carcere abbiamo e che coinvolge complessivamente 26 detenuti. Ultimissima cosa, la povertà sta aumentando e soprattutto si stanno diversificando i poveri. Guarda, la povertà sta aumentando, noi abbiamo avuto questi segnali ancora prima dello scoppio della crisi, quello diciamo così ufficiale, e lo abbiamo visto per quante persone vengono a suonare i campanelli delle nostre cooperative. Quello che emerge è che si tratta di poveri, di persone che sono o prossime alla pensione o che comunque il rientro in un'attività qualsiasi lavorativa rappresenterebbe un problema. I cinquantenni sono l'esempio più eclatante, ne abbiamo incontrate anche oggi in questo convegno, che mi hanno chiesto ma come faccio, mi potete dare una mano. Proviamo a dare una mano cercando di utilizzare le risorse che ci sono attraverso la provincia con l'ufficio per l'impiego, con dei progetti a sostegno specifico di queste persone. Bisogna studiare un po' caso per caso, ma è evidente che è in aumento il disagio da questo punto di vista. Disuguaglianza significa che alcuni hanno troppo, altri troppo poco. Riportare il giusto equilibrio non sarà semplice, ma è partendo anche da confronti come questo e dalle buone pratiche appena presentate che si inizia un percorso di giustizia e dignità per tutti.